Inauguriamo oggi l'anno 2016 con un grande evento, con un seminario sui profumi dei vini bianchi tenuto dal professor Moio. L'anno che si è appena concluso è stato un anno ricco di successi che contiamo assolutamente di ripetere con il nostro entusiasmo, con l'entusiasmo di tutto il direttivo di Ice Bari e di tutti i soci che ci seguono. Per cui questo 2016 sarà all'impronta degli arricchimenti continui che certamente prepareremo per noi e per tutti i soci. Ma questa è una terra, una regione che consente di produrre ottimi vini, sia rossi che bianchi, base spumante, una regione straordinaria ed estremamente vocata nella produzione dei vini. Tra l'altro anche storicamente è vero che negli ultimi anni i riflettori si sono un po' più accesi su alcune tipologie di rosso, pensiamo al primitivo, lo stesso il Negramaro, ma essenzialmente il primitivo. Storicamente la Puglia è stata ed è anche terra di bianchi. Non dimenticherei nemmeno il rosato, quindi diciamo il primo rosato italiano è stato fatto in Puglia. Tra l'altro il vantaggio di questa regione rispetto ad altre regioni è che ha anche la possibilità di accogliere vitigni internazionali e quindi ci sono sia vitigni internazionali sia vitigni storici pugliesi che da San Severo fin giù verso il Brindisino, con tutta una serie di vitigni appunto rende possibile l'ottenimento di vini diciamo che hanno una loro identità ed anche vini neutri che sono stati poi per anni utilizzati anche diciamo in assemblaggio con altre varietà e come base anche per esempio alla produzione di vini spumanti. L'utilità di questi convegni è fondamentale perché bisogna diffondere la cultura del vino, bisogna far capire cos'è il vino non è alcol, il vino appunto è cultura, emozione, è un grande ambasciatore di un territorio ed è uno strumento straordinario dal punto di vista culturale. Però bisogna far capire tutto ciò e bisogna spiegare anche il vino dicendo appunto come stanno realmente le cose, perché solo in questo modo è possibile far avvicinare appunto gli appassionati al vino e ovviamente far godere loro appunto di questa straordinaria bevanda. Un consiglio che posso dargli a noi è quello di intanto di studiare, perché gli enologi devono essere preparati e devono avere una base teorica molto forte, e poi di produrre vino seguendo una logica, seguendo un ragionamento che poggia su base teorica. Questo è ovviamente fare tutto ciò con passione. Questo è un aspetto importante, però secondo me sarà una mia deformazione professionale, ma la base teorica e lo studio è fondamentale per il raggiungimento, diciamo, sereno e certo di qualsiasi obiettivo e di qualsiasi sogno si possa avere in testa. In Italia noi abbiamo una varietà enorme di vitigni e abbiamo un'orografia, un paesaggio vocato, c'è poco da fare, dalle Alpi a Lampedusa, quindi è possibile fare vini in qualsiasi fazzoletto di terra della nostra Italia. A tutto ciò si è aggiunta questa varietà enorme di vitigni, e quindi noi siamo competitivi, perché siamo competitivi sul prezzo soprattutto, offrendo appunto con prezzi, con un rapporto prezzo-qualità molto vantaggioso, dei vini di grande qualità. E ovviamente il mercato
internazionale si sta accorgendo di tutto ciò e sta ripagando l'Italia. Secondo me diventa sempre più stagionale. Perché c'è una particolarità, io non so quando ho dato la visita, procurate questi libri, avendo di aziende per umane, corretti, tutti senza barite, ma lo chardonnay, non dei libri, indipendentemente dalla barite, già produce da A, no, cioè la vanillina, naturalmente sta, l'uscore, l'alcol, in colpito verrà con la sensazione tanti, ovviamente di sensi di stagionale. Perché ovviamente in Borgogna lo Chardonnay è un po' così, bravo. E quindi questo è un po' basico.